Salute miei andanti del mondo Hi-Fi, io sono Alessandro di New Audio, se siete alla ricerca di fantastici prodotti Hi-Hand, siete nel luogo esatto, mettetevi comodi, in questo video vi parlerò di Hi-Fi Hi-Hand made in Greece, per l'esattezza dell'Ideon Audio Absolute Stream, il render streamer musicale considerato il più innovativo ai giorni nostri. Ma come sempre prima di incominciare vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi per supportare il canale, detto ciò... Possiamo incominciare. Ideon Audio nasce in Grecia come produttore di sistemi audio boutique di apparecchiature audio digitali, dalle prestazioni estreme. Per ottenere questi risultati, tutti i loro prodotti sono progettati internamente e proprietari, costruiti senza l'uso di moduli standard. Per ottenere questo suono, l'Ideon Audio ha sviluppato una propria tecnologia di progettazione che è presente in tutti i loro dispositivi audio. Ma procediamo con calma. Fatta questa piccola introduzione, possiamo incominciare ad analizzare il protagonista di questo video, l'Absolute Stream. L'Absolute Stream è un server streamer musicale per audiofili. Il suo scopo, in poche parole, è di effettuare il rendering di file musicali. Essendo un dispositivo ad alte prestazioni, è in grado di riprodurre tutte le tue librerie musicali, sia che si trovino su disco rigido esterno o su NAS. Altrettanto importante, l'Absolute Stream riprodurrà l'audio da fonti internet, ad esempio radio, servizi web come Tidal, Qobuz, Spotify, eccetera. Il suo prezzo attualmente è di circa 17.000€. Ora, ti starei chiedendo quali caratteristiche abbia questo streamer che lo rendono così costoso. Bene, vediamolo insieme. Innanzitutto, come ho già citato nell'introduzione, i dispositivi della Ideon Audio e di tutte le altre aziende che producono hi-fi di alta qualità vengono progettati internamente e costruiti a mano. Ciò naturalmente aumenta i costi e i tempi di produzione, ma è una caratteristica che rende i propri prodotti più unici e pregiati rispetto a chi li stampa in massa. Detto ciò, apriamo questo streamer e vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche tecnologiche. L'Absolute Stream è dotato di una core CPU che gli permette un rendering altamente prioritario solo per la riproduzione audio. Garantendo una qualità del suono altamente ottimizzata. Funziona come un bridge run riproducendo la tua musica da NAS o HD nella CPU principale, naturalmente rendendo i servizi di streaming e di internet con la massima integrazione possibile o tramite UPNP Universal Plug and Play. Per l'eliminazione dello jitter, l'Absolute Stream è dotato di un circuito di reclocking appositamente progettato composta da un'architettura Femton Clock senza compromessi. Nota importante, integrato già nell'Absolute Stream e non come opzione di pagamento. Inoltre, questa è una piattaforma aggiornabile, caratteristica da non sottovalutare. Il rumore elettrico in un componente sorgente può deteriorare il suono per tutta la durata della procedura di elaborazione del segnale. Per questo motivo, l'Absolute Stream dispone di una tecnologia di branding attiva proprietaria, aggiornabile, e con rettifica del rumore zero, che elimina il rumore di rettifica del diodo. Tenendo presente che la qualità del suono è la considerazione principale, l'Indian Audio ha evitato il più possibile i circuiti periferici interni che inducono il rumore. In tal modo il funzionamento essenziale e semplificato dell'Absolute Stream fornisce all'utente una qualità del suono superiore, che è in primo luogo l'obiettivo di tutti gli audiofili. Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica, L'Absolute Stream è dotato di tre alimentatori lineari a bassissimo rumore e nella parte frontale è presente un trasformatore ad alta potenza fatto a mano e realizzato apposta per scopi audiofili. Se entriamo nei dettagli, all'interno del circuito Absolute Stream ci sono quattro linee elettriche separate, con potenza lineare a bassissimo rumore, che forniscono diversi livelli di tensione richiesti dal dispositivo. Dopo molte sperimentazioni, L'Ideon Audio ha notato che la qualità della corrente transitoria diretta alla CPU influenzava il suono, perciò, per migliorare la qualità della corrente transitoria, hanno implementato un filtro di potenza bypass proprietario, così ottenendo ottimi risultati nel suono. Infine, un vantaggio unico del circuito Absolute Stream è la totale assenza di alimentatori switching: non sono presenti nemmeno quelli intermedi all'interno delle linee di alimentazione della CPU. E con questi tre punti abbiamo concluso le caratteristiche tecniche. Passiamo al design. Il telaio fresato CNC da 22 kg richiede ben 15 ore per essere completato. Il risultato è un dispositivo con un aspetto moderno e minimal, dotato di una solida base meccanica che ospita l'elettronica più complessa e costosa. Inoltre per chi volesse, su ordinazione sono disponibili varie finiture. E con questo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se non l'hai ancora fatto, lasciami un piace e iscriviti per supportare il canale. Tutti i prodotti della Idion Audio sono disponibili da New Audio. Contattaci per maggiori informazioni. Al prossimo video.